Ciao, vi parlo del Kili Darkside. Come il nome e anche la grafica sul pedale lasciano intendere, si tratta di un pedale profondamente ispirato ai suoni Pink Floyd. Troviamo un fuzz con la regolazione del livello del fuzz e con la regolazione del filtro, ovvero dei toni, e un micro switch che permette di scegliere la curva dei medi, quindi tra flat, full e scoop. Il resto del pedale riguarda la parte di modulazione o delay. Con questo micro switch è possibile scegliere al centro, il pedale lavora in modalità delay. Nei due laterali abbiamo le modulazioni, quindi flanger e rotary oppure phase and vibe. Sono in coppia perché è possibile scegliere ad esempio in questa modalità che è flanger e rotary con la regolazione del blend tutto a sinistra o il flanger, con la regolazione del blend tutto a destra o rotary, oppure posso scegliere il blend tra i due. Stessa cosa nel caso di phase e univibe. Completano i controlli il depth e rate per le modulazioni, che diventano il time, il feedback, quindi il tempo di ritardo e il feedback nel caso del delay. Livello poi generale del pedale di regolazione. Tre jack in alto, uscita e ingresso, e un pedale di espressione con cui eventualmente è possibile controllare il rate o il feedback nel caso del delay. C'è poi questo switch che permette di scegliere se il fuzz in questa catena tra fuzz e modulazione o fuzz e delay, se il fuzz è il primo in catena con lo switch all'esterno o pigiandolo il fuzz è alla fine della catena. Sentiamo un po' di suoni, sentiamo anche le varie modulazioni, come si comporta come delay, sentiamo come suona.